volume. Dance, dance. Martedì 15 ottobre 2013 prende il via una nuova puntata ed una nuova settimana di Pump Up the Volume. Cominciamo oggi perché ieri per motivi personali non siamo potuti andare in onda, ma ci siamo e quindi fino alle 4:30 io, Marco, ma non sono da solo oggi e sapete anche il perché, vi accompagneremo insieme io e il mio amico Pietro durante questo appuntamento, nuovo appuntamento di Pump Up the Volume, ma bisogna fare la presentazione come si deve. Ed ecco a voi il ragazzo che lascia sempre l'acqua sulla pasta per 9:30 senza farla mai scuocere, buon pomeriggio a Pietro, eccolo, anzi... Ho lasciato l'acqua sulla pasta per un pochettino, ma non per 9:30 esagerando. Comunque, tutti voi mi auguro abbiate già mangiato, l'abbiate scalata in tempo e scolata in tempo, ecco. Sono un po' malaticcio, però sono qui con voi. Sì, sei tutto costipato, Pietro. Sei pieno di fazzoletti come il ragazzo tipo che quando è raffreddato ha la sua scrivania piena di fazzoletti, cioè è inondato di fazzoletti. Pure tu sei in questa situazione? No, non sono così out. Vabbè, non sei così out, cioè sei anche un po' malaticcio, non solo di testa ma anche proprio di salute, ecco. Vabbè, comunque io e ciò che rimane di Pietro vi terremo compagnia fino alle 4:30 come sempre con la migliore musica del momento, del passato, del futuro. Tre novità da presentarvi quest'oggi, tantissime notizie, ma soprattutto la vostra compagnia. Diamo subito i contatti per interagire con noi, caro Pietro, e quindi per quanto concerne Facebook, il gruppo Radio VNP Hits è aperto a tutti quanti, aspettiamo le vostre iscrizioni, e poi la pagina di VNP Hits www.facebook.com/VNP Hits, su Twitter con l'hashtag cancelletto Radio VNP Hits oppure cancelletto Pump Up, la novità dell'anno, scritto Pump Up. Se invece vi perdete, ai ragazzi, qua vi darei una sculacciata che la metà ne basta, se vi perdete la puntata di Pump Up the Volume, però vi possiamo perdonare se andate sul nostro channel di Spreaker, www.spreaker.com/show/unpiz, dove ci sono tutte le puntate che vi siete anche persi, anche quella di venerdì, di giovedì, di mercoledì scorso, eccetera eccetera eccetera. Bene, allora diamo un saluto già agli amici che ci stanno ascoltando attraverso il nostro streaming, verynormalpeople.listennumeradio.com. Do già il benvenuto al nostro amico carissimo Conte, il contestatore, buon pomeriggio, che finalmente ci sta ascoltando in diretta anche da parte di Pietro, no? Sì, siamo messi quello che parliamo noi.
Sì, ho visto che state anche twittando allegramente. Ci sono tutti, ma ci sono tutti. Bene, bene, sono contento che ci siano pure loro. Bene, a questo punto iniziamo subito con il primo brano, così non ci perdiamo in chiacchiere, perché abbiamo tutta una puntata per parlare con i nostri ascoltatori. Quindi, primo brano della giornata è il successo degli San Cisco. Loro arrivano dall'Australia precisamente e ci portano una ventata di freschezza, di allegria con il loro singolo che è Rocket Ship. Benvenuti. Cause I'm about to board the world's first rocket, and I need to remember where I came from. And I'll leave it for as long as I can, until it falls and breaks and it crumbles like sand. And we all go down. Questo appuntamento di Pump Up the Volume, sono le 15 minuti in questo preciso istante. Buon martedì a quelli che si sono connessi attraverso venenomalpeople.listennumeradio.com, mentre quelli che non sono connessi, cattivissimo, bruttissimo martedì, che vi accada qualcosa di bello. No, sto scherzando ovviamente. No, no, io dovrei essere il primo a starmi zitto in questo momento, dato che ecco, voglio dire. Però voglio dare il benvenuto a tutti gli amici che sono collegati con noi. Pietro! Dunque, diamo anche il saluto a Gabriele Manzo, che speriamo sia riuscito a collegarsi, visto che ci aveva chiesto come ci poteva sentire, gli avevamo dato già tutti i contatti, e poi gli altri comunque che ci seguono in continuazione. E dunque, il prossimo pezzo è sicuramente un pezzo di quelli che
Marco fa rientrare nella categoria del VNP Story, quindi andiamo in un classico del 2007 questa volta. È un pezzo dei Garbage, che appunto, come tutti sappiamo, sono un gruppo musicale alternative rock statunitense, e che nasce nel 94 e nel 2005, dopo una carriera brillantissima, diciamo, sembra che si sciolgano, è solamente per un annetto, e poi tornano con il nuovo inedito all'interno del loro Greatest Hits, appunto Absolute Garbage, e quindi andiamo subito ad ascoltare Tell Me Where It's At. Di questa puntata di Pump Up the Volume, 3 e 20 minuti. Ma Pietro, io so, dato che io in questi giorni sono stato assente su Twitter, che ti hanno dato dei nuovi nominativi, dei nuovi soprannomi. Sì,
mi hanno chiamato Love is in Twitter solamente perché? Perché praticamente, con la scusa, salutiamo anche la TV a tu per tu se ci sta ascoltando. Ieri nei nostri live tweeting in merito a Pechino Express, quindi nei commenti vari di Pechino Express, il caciottaio, che aveva, diciamo, tempo libero a disposizione, iniziò a inveirmi contro, nel senso che io a modo suo ci provavo con il mondo intero, con tutti i social, capito? Io ero l'abito in Twitter, perché io ci provavo con tutti, e ieri vi guardate veramente.